La capolista se ne va, cantano i tifosi maceratesi. Con pazienza, merito e la solita straordinaria determinazione, la squadra di Maggi supera al termine di una partita difficilissima la Jesina per 1-0, grazie al solito gol di D'Antoni. All'Elvia Recina un'altra vittoria che permette alla formazione di Maggi di scrivere un'altra grande pagina della splendida storia del suo campionato. Gara che la formazione di casa, trascinata da un super De Grazia, ha vinto con pieno merito, in virtù soprattutto di un secondo tempo di grandissima intensità ed il dato dei calci d'angolo finale, 13-0, lo testimonia in maniera eloquente. E da stasera, alla luce dei risultati di giornata degli avversari, la classifica biancorossa diventa davvero affascinante. Nel dopogara, le impressioni dell'allenatore della Maceratese, Beppe Maggi. Beppe Maggi, al termine di questa partita vinta con grande merito da parte della Maceratese, una partita di grande pazienza. Sì, sapevamo che a parte le assenze della Jesina nel reparto difensivo a centrocampo era al completo, quindi sapevamo che potevano essere meno pericolosi in fase offensiva, però riconosciamo anche il merito della Jesina di aver subito solo 18-19 gol, forse con quello di oggi, quindi una difesa organizzata, una squadra organizzata soprattutto a non subire, ed è stata una partita difficile però interpretata bene dai ragazzi, ai quali vanno i miei complimenti, perché devo essere sincero, dall'inizio alla fine ho visto una squadra che ci ha sempre creduto, e anche dopo il vantaggio siamo andati un po' in difficoltà su questi lanci lunghi, però avevamo voglia anche di andare a fare il secondo e non ci siamo solo difesi, quindi questi per me sono segnali positivi di una mentalità forte. Dobbiamo rimanere sereni, con i piedi per terra e continuare a lavorare. Cambio di passo nel secondo tempo, avete davvero dominato la partita, 13 calci d'angolo a 0. Sì, detto così un pochino mi arrabbio, perché per fare un gol ci abbiamo messo 13 calci d'angoli. Sulle palline attive dobbiamo qualcosina migliorare, perché credo che oggi le occasioni più nitide le abbiamo avute proprio su queste situazioni. Però abbiamo concluso poco per i 13 calci d'angoli che abbiamo fatto. Fortunatamente uno l'abbiamo fatto, quindi non lamentiamoci, altrimenti sarebbe un pochino, come si suol dire, uno schiaffo alla miseria. Qual è il pensiero stasera vedendo la classifica? Ma intanto non l'ho vista, la guarderò con calma stasera se non mi addormento prima, perché non sto proprio in formissima, però credo che i ragazzi oggi abbiano dimostrato di avere un'idea e quell'idea la riportano in campo dando tutto loro stessi, quindi questo a me conforta. Ancora il cammino è lungo, ci sono 12 partite, sono 3 mesi, dobbiamo passare attraverso partite che sulla carta possono sembrare più agevoli, ma poi il campo ti dimostra tutte le volte e ti mette di fronte a una dura realtà che, se non lavori e non ci credi veramente, puoi inciampare in qualsiasi domenica. Quindi domenica prossima ad Amiternina, una squadra che lotta per evitare i play-out, altre difficoltà, però dobbiamo farci trovare pronti e dimenticarci in fretta questo derby, anche se stasera ce lo godiamo, poi da domani pensiamo a domenica prossima. La Jesina, con tante assenze, si è giocata con grande compattezza e personalità la sua gara, impostando il match sul carattere e l'organizzazione di gioco, anche se a mancare stasera è stata la pericolosità in attacco, come conferma il tecnico Leoncello Bacci. Mister Bacci, credo comunque soddisfatto della prestazione dei suoi contro una Maceratese così, senza tanti giocatori, avete fatto il massimo, è mancato qualcosa forse nelle conclusioni, ma insomma con organizzazione di gioco eravate riusciti a imbrigliare la Maceratese bene. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto lei. Credo che la Maceratese si sia dimostrata una squadra di un altro pianeta. Noi con la nostra generosità non è bastata per impattare il risultato, comunque sia per tornare a casa con un risultato positivo. Sono contento della prestazione, come diceva lei, purtroppo non siamo stati bravi e fortunati nel ripartire. Devo fare veramente i complimenti alla Maceratese, che merita la posizione in classifica che ha, questo di sicuro. Siamo contenti anche dell'esordio di Toderi, che è il nostro 97, una punta che viene alla Juniores. Più di così era difficile fare, obiettivamente credo che i ragazzi abbiano dato tutto, l'ho visti stremati alla fine adesso quando sono rientrati negli spogliatoi. Era difficile tenere una pressione così, soprattutto nel secondo tempo quando arrivavano tutti questi calci d'angolo? Sì, credo che la Maceratese ci abbia messo in difficoltà proprio sui corner, ne abbia tutti veramente 13 tanti, e questo ci ha portato alla sconfitta. Poi è chiaro che noi provavamo a chiuderci dietro per ripartire, ho chiesto ai miei attaccanti di tenere un pochino più palla per cercare di dare un tantino di respiro alla difesa, ma riprendere un fallo in maniera per far risalire la squadra, ma sinceramente con questa Maceratese, come ho già detto, è molto difficile fare punti per tutti.
La cronaca, discreto pubblico all'Elviarecina per la sfida tra Maceratese, maglia nera, e Jesina, maglia rossa. Maceratese al via con Zaitta in porta al posto di Fatone, Villanova in sostituzione di Ferri Marini. Jesina falcidiata dalle assenze, fuori Trudo, Sassaroli, Traini e Calcina, Ambrosi e Mattia Cardinali in panchina. Inizio soft della partita con ritmo da fase di studio. La prima sgasata della Maceratese porta però subito due occasionissime. Bella azione impostata da Croce per De Grazia, sulla cui conclusione Taboni è salvato dalla traversa. L'azione prosegue con un corner al 14° ed ancora De Grazia con un colpo di testa ravvicinato che si vede negata la gioia del gol dal palo. Reazione Jesina al 18°, punizione dal limite dell'area di Francia, palla che scheggia l'incrocio dei pali. Partita che sale di tono e di intensità, 27° angolo di Villanova che crea apprensione nell'area di rigore Jesina. 29°, bella girata al volo di D'Antoni, pronta la risposta di Taboni nella parata a terra. Ancora Maceratese al 36°, bella conclusione di Coco a giro, Taboni si rifugia in angolo. Maceratese che alza il proprio baricentro nel finale di tempo andando ad aggredire più alto la Jesina. 44°, punizione del solito Villanova, Garaffoni di testa, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Finisce così il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Ripresa con la Maceratese che prova ancora a fare la partita contro una Jesina sempre attenta e molto compatta. Quinto, girata in area di D'Antoni, bella risposta di Taboni in corner. Sesto, D'Antoni crea lo scompiglio nell'area di rigore Jesina, Leoncelli che si salvano con affanno. Insiste la capolista con sempre maggiore aggressività, producendo il massimo sforzo nel tentativo di trovare il vantaggio. La Maceratese continua a collezionare calci d'angolo a ripetizione, ma per il momento senza esito, schiacciando però la Jesina nella propria metà campo. Superiorità della formazione di Maggi, che però non riesce a concludere con continuità dalle parti di Taboni. Al 24°, Couco spreca il match point della gara con questo diagonale di poco a lato da ottima posizione. Insiste la Maceratese nell'assedio finale e i suoi sforzi vengono premiati al 26°. 12° calcio d'angolo per la capolista e D'Antoni, sotto misura, trova la rete del meritato vantaggio che fa esplodere l'Elviarecina. Sbloccata la Maceratese rischia più riprese di raddoppiare. 28°, traversone di Cordova, D'Antoni per un soffio non trova la deviazione del 2-0. 30°, ancora la Maceratese sulle ali del vantaggio a sfiorare il raddoppio, ma Villanova si oppone così Taboni. 34°, numero di D'Antoni con rovesciata spettacolare, la Jesina si salva con intervento sulla linea di porta. I Leoncelli si riversano in avanti con orgoglio nel finale, giocando il tutto per tutto. 45°, Ambrosi dalla distanza, Saitta a terra senza problemi. I tifosi biancorossi seguono con apprensione e timore gli ultimi 5 minuti di recupero per esplodere al triplice fischio finale per una vittoria che lancia la capolista a più 8 sul Fano e più 11 sulla San Benedettese. Nicola Cardinali, nonostante le tante assenze la Jesina se l'è giocata questa partita anche bene, poi nel secondo tempo la Maceratese ha davvero premuto moltissimo, soprattutto sui calci d'angolo. Sapevamo che per noi l'assenza comunque sia in tutte le partite vogliono dire tanto, perché siamo una squadra abbastanza giovane, una squadra con cambi molto ristretti, quindi facciamo, appena ci manca qualche giocatore, facciamo difficoltà, quindi giocatori che si devono adattare in ruoli diversi. Siamo venuti a Macerata consapevoli che comunque sia la squadra che andavamo a affrontare forse la squadra più in forma di tutta la Serie D, squadra che non ha mai perso, squadra che immagina punti su punti, che ha 6 punti dalla seconda, che secondo me vince il campionato a testa bassa. Siamo venuti, nonostante le assenze, a giocarci la partita, comunque sia cercando di contenerli, perché se lasciavamo troppi spazi secondo noi ci facevano molto molto male. Abbiamo retto con qualche difficoltà fino credo alla metà del secondo tempo e poi abbiamo preso un gol credo stupido su una palla inattiva che credo che si possa benissimo evitare. Però è stata così, abbiamo cercato di fare quel che potevamo, sapendo comunque sia che la Maceratese è una squadra ostica per tutti, una squadra difficilissima. Purtroppo è andata male, adesso dobbiamo ripartire dalla settimana prossima, lavorare e cercare di fare quanti più punti possibili per raggiungere la salvezza.